Buongiorno, il mio nome è Marco Di Suva, già professore ordinario di costruzione e strutture aerospaziali presso il Politecnico di Torino. La mia conversazione ha titolo Perché l'aeroplano vola ed è la prima di un ciclo di quattro conferenze dal titolo Le nuove sfide per gli ingegneri aerospaziali, sfide che la Commissione europea ha definito nei suoi due documenti di Vision, e dove ha individuato quali nuove sfide per l'ingegneria aerospaziale, quelle finalizzate alla realizzazione di un trasporto aereo più sostenibile, più sicuro, più pulito e più silenzioso, cioè un trasporto aereo in grado di conciliare l'efficacia dei costi con livelli elevati di sicurezza e di rispetto dell'ambiente. Prima di passare a illustrare perché l'aeroplano vola, definiamo cosa è un aeroplano. L'aeroplano è un aeromobile, cioè una macchina volante in grado di spostarsi da un punto all'altro della superficie terrestre muovendosi nell'atmosfera. Più specificatamente è un'aerodina più pesante dell'aria, ovvero un aeromobile a sostentazione dinamica, cioè un aeromobile in cui la forza necessaria a staccarlo da terra e a sostenerlo in volo è generato dal moto relativo tra l'aeromobile e l'aria. Prende il nome di velatura l'organo deputato a generare la sostentazione. Le aerodine a velatura fissa prendono il nome di velivoli, i velivoli con propulsore prendono il nome di motovelivoli e i motovelivoli in grado di decollare e atterrare da punti posti sulla costa terrestre prendono il nome di aeroplani. Questa slide mostra i componenti fondamentali di una configurazione classica, standard, diciamo, di un aeroplano. Abbiamo l'ala o le due segnali, la fusoliera deputata ospitare il carico utile, la cabina di pilotaggio, i comandi di volo, oltre a supportare l'impennaggio verticale ed orizzontale e, come in questo caso, anche le gondole motrici che contengono i propulsori. Passiamo ora ad esaminare le principali forze in gioco durante il volo dell'aeroplano. Abbiamo innanzitutto il peso dell'aeroplano e il peso totale è, diciamo, può essere scisso in due grandi voci, due grandi contributi, il peso a vuoto operativo e il carico utile. Il carico utile si suddivide poi in carico pagante e peso del combustibile, il peso a vuoto operativo, il peso a vuoto di costruzione e peso degli equipaggiamenti operativi. Il peso a vuoto di costruzione è dato dal peso della struttura e dal peso degli impianti, per esempio impianti di propulsione, comandi di volo, eccetera. La struttura e i comandi di volo saranno i temi trattati nella seconda e nella terza conversazione di questo ciclo. A titolo puramente indicativo, negli aeroplani commerciali il peso a vuoto operativo rappresenta circa il 55-65% del peso totale, quello del combustibile circa il 20-30%. Poi abbiamo la spinta o la trazione fornita dai propulsori, essa serve a vincere la resistenza all'avanzamento e a compiere le manovre necessarie. In altre parole, serve all'aeroplano per volare. Poi abbiamo la forza aerodinamica. Abbiamo visto che l'aeroplano è un'aerodina, cioè un aeromobile in cui la sostentazione è generata dal moto relativo tra l'aeromobile e l'aria. Moto che genera, grazie alla differenza di pressione tra il dorso e il ventre della velatura, la forza aerodinamica F. La forza aerodinamica F viene poi generalmente scomposta nelle sue due componenti, la componente verticale che prende il nome di portanza, normale alla velocità di volo che prende il nome di portanza, e la componente parallela alla velocità di volo che prende il nome di resistenza. La capacità di generare sostentazione da parte dell'ala della velatura in generale dipende dalla forma geometrica della velatura, sezione trasversale, superficie impianto e
e forma e dalla sua incidenza, dalla velocità di volo e dalla quota a cui sono legate le caratteristiche fisiche dell'aria, cioè la densità, la viscosità e la temperatura. In questa slide vi ho riportato un profilo classico, cosiddetto biconvesso asimmetrico con inarcamento e gli elementi fondamentali. Abbiamo il bordo d'attacco, il bordo di fuga, la corda che collega il bordo d'attacco con il ventre, il dorso che è il contorno limite superiore, il ventre il contorno limite inferiore, poi abbiamo la linea media e l'inarcamento che è la distanza massima della linea media dalla corda. Particolare interesse è l'angolo di incidenza, cioè l'angolo che è la velocità di volo del vento relativo, forma con una direzione fissa, in questo caso la corda, e poi abbiamo il fuoco del profilo dell'ala e il punto rispetto al quale non cambia M, cioè il momento risultante delle azioni aerodinamiche al variare dell'incidenza. Per i profili subsonici, S è praticamente posizionato al quarto anteriore della corda, 25%, per i profili supersonici al 50%. Passiamo ora a trattare un po' in dettaglio la portanza. Essa è comunemente posta nella forma che vedete qui, un mezzo di ρ di infinito a quadrato per CL per S, dove ρ è la densità di volo, la densità dell'aria alla quota a cui si sta volando, V è la velocità di volo, S è la superficie in pianta dell'ala e CL è il coefficiente di portanza del profilo. Passando, cominciamo a considerare il caso del biconvesso simmetrico. Si nota che il diagramma si azzera per incidenza nulla, uguale a zero, presenta un andamento lineare per un ampio campo di incidenza, normalmente fino a 8-10 gradi, per poi diventare non lineare e raggiungere un valore massimo, detto CL max, grosso modo pari a 1,1, 2, 1,3, in corrispondenza di un valore di incidenza noto come alfa di stallo, superato il quale si ha il fenomeno appunto dello stallo, cioè la riduzione del coefficiente di portanza all'aumentare dell'incidenza. Questo è dovuto al distacco, come vedete in questo schema, distacco della vena fluida sul dorso del profilo. Nel campo lineare possiamo scrivere CL uguale a una costante indipendente da alfa, CL alfa, per l'incidenza. CL alfa prende il nome di coefficiente angolare di portanza, la cui espressione per un'ala è data qui, e CL alfa uguale a 5,7, eccetera, dove A con E è il detto allungamento alare ed è dato da questa espressione, uguale ad E per il quadrato dell'apertura alare per S. E è un coefficiente normalmente minore di 1, tiene in conto della forma in pianta dell'ala e vale 1 per le ali a pianta ellittica, B è l'apertura alare, cioè la distanza massima tra le estremità dell'ala. Passando ad un profilo inarcato, diciamo, corrispondente a quello simmetrico, nel senso mantenendo la stessa distribuzione degli spessori lungo la corda, che cosa abbiamo? Abbiamo che la pendenza della curva non cambia, varia invece il valore di alfa per cui si azzera la portanza, che diventa in questo caso negativo, e si ha un incremento a parità di alfa del coefficiente di portanza e anche di quello massimo, qui ve l'ho segnato in questo momento. Quindi abbiamo un effetto positivo, diciamo, da parte dell'inarcamento e si può arrivare fino a un valore CDL massimo pari a 1,6-1,7, partendo da, diciamo, 1,2. Quindi, a parità di tutte le altre condizioni, aumentando CL aumenta anche la portanza. Oppure, se si vuole mantenere la stessa portanza, per un valore maggiore di CL, ovviamente si può diminuire la velocità e questo è quanto viene fatto al decollo, all'atterraggio per ridurre le lunghezze delle piste. Le superfici mobili poste sull'ala, di cui parleremo tra breve, e sui piani di coda, equilibratore e timone, servono proprio a variare all'occorrenza il profilo dell'ala. Per
Per quel che riguarda la resistenza, la forma è la stessa, solo che invece del coefficiente di portanza abbiamo il coefficiente di resistenza. L'espressione è data dalla formula di Prandtl, Cd uguale Cd0 più Cd. Cd0 prende il nome di coefficiente di resistenza parassita e Cd invece prende il nome di coefficiente di resistenza indotta. La resistenza parassita comprende tutto tranne la resistenza indotta ed è data dalla resistenza di scia legata all'attrito e alla forma del corpo e di compressibilità dovuta alla formazione di onde d'urto nei velivoli supersonici. Mentre la resistenza indotta rappresenta il prezzo, come vedete, perché dipende dal numeratore CL al quadrato, rappresenta il prezzo che bisogna pagare in termini di resistenza per generare la portanza. Essa è dovuta allo sfilamento dei vortici all'estremità delle ali, dovuto al fatto che il ventre normalmente è in sovrappressione, il dorso è sotto pressione, e può essere diminuita aumentando l'allungamento dell'ala, come viene fatto, per esempio, in modo evidente negli aliandi, soprattutto agli aliandi da competizione, ed oggi anche utilizzando le winglet, cioè le alette di estremità alare. Questa slide riporta l'andamento di CLCD in funzione di A. CL l'abbiamo già visto, qui vediamo il valore di CD, un andamento giustamente. Questa slide invece riporta l'andamento del coefficiente di resistenza parassita nel corso degli anni. Si può notare come esso sia andato mediamente sempre decrescente a testimonianza della sua importanza soprattutto ai fini della riduzione del consumo. Siamo passati da un valore di 0,074 del Flyer 1 nel 1903, cioè il primo aereo capovolato dei fratelli Wright, fino ai valori odierni che si azzerano sullo 0,015-0,016, diminuendo così notevolmente i consumi. Ora, è intuitivo che, essendo l'aeroplano un'aerodina, cioè un aeromobile a sostentazione dinamica, esso deve poter modificare la forma esterna, soprattutto della velatura, per modificare la distribuzione delle azioni aerodinamiche e quindi effettuare le manovre o assumere gli assetti di volo ottimali nelle varie fasi di volo. La soluzione, classica adottata consiste nell'uso di superfici mobili posizionate sulle semiali e sui piani di coda. Sulle semiali abbiamo gli alettoni sul bordo di uscita, uno qui e uno ovviamente, e gli ipersostentatori. Prende il nome di sled, quelli del bordo di attacco, e di flap, quelli del bordo di uscita. Poi abbiamo anche spoiler o diruttori, e sugli impennaggi abbiamo l'equilibratore, che è la parte mobile dell'impennaggio orizzontale, e il timone. Vediamo qui due tipologie classiche di ipersostentatori del bordo d'attacco: l'Alola Kruger e l'Alola Henry Page, e uno invece per ipersostentatore del bordo di fuga che ha singola fessura. Come abbiamo detto, gli ipersostentatori consentono di modificare la forma del profilo incrementando quanto necessario la capacità di sostentazione della. Questa foto mostra tre diverse configurazioni delle superfici mobili sull'ala. Qui, diciamo, standard a semiala pulita, nel senso che tutte le superfici sono retratte, qui invece vediamo le superfici in forma estesa che abbiamo visto prima. Abbiamo l'alettone esterno, o anche alettone bassa velocità, di bassa velocità, l'alettone interno, alettone di alta velocità, poi abbiamo i flap che sono a doppia fessura, gli spoiler e le winglets. E su quest'altra foto abbiamo anche la vista degli ipersostentatori del bordo d'attacco, cioè gli sled, in particolare l'Alola Henry Page. I comandi che servono ad estrarre, diciamo, a comandare queste superfici sono i cosiddetti comandi di volo secondari. Per quel che riguarda invece le manovre, le superfici deputate sono gli alettoni sulle semiali.
Queste vengono comandate in modo da un comando differenziale, cioè hanno un movimento coniugato, nel senso che mentre un alettone si alza, l'altro alettone si abbassa e come vedete servono a generare un momento attorno all'asse X che prende il nome momento di rollio e la rotazione di rollio. Mentre l'equilibratore, che è la parte mobile dell'impennaggio orizzontale, serve a generare un momento attorno all'asse Y, momento di beccheggio con rotazione di beccheggio, e il timone, che è la parte mobile dell'impennaggio verticale, serve a generare un momento attorno all'asse Z, momento di impardata con moto di impardata. I comandi di volo che muovono, diciamo, servono a manovrare queste superfici sono i cosiddetti comandi di volo primari. Allora, passiamo ora, l'ultima parte, a trattare delle caratteristiche di volo e delle prestazioni. Due parametri particolarmente importanti sono il carico alare, che è definito come il rapporto tra il peso del velivolo e la superficie alare, rappresenta il peso che l'aeroplano riesce a sollevare per metro quadrato di superficie alare. E poi abbiamo l'efficienza aerodinamica dell'ala o del velivolo, è data dal rapporto tra la portanza e la resistenza, coefficiente di portanza, coefficiente di resistenza, e questo rappresenta, diciamo, quanta portanza il velivolo riesce a generare per unità di resistenza, e rappresenta in effetti il reciproco del coefficiente di attrito del velivolo. Elaboriamo ora l'espressione carico alare e dell'efficienza per andare a vedere poi anche qual è la loro influenza, e consideriamo il caso più semplice di moto rettilineo uniforme a quota costante. Scrivendo diciamo, le forze in gioco sono queste, le abbiamo già detto. Scrivendo l'equilibrio lungo la normale abbiamo portanza uguale a peso, scrivendo l'equilibrio lungo la traiettoria abbiamo resistenza uguale alla trazione. Elaborando sulla prima, cioè portanza uguale peso, scrivendo l'espressione della portanza abbiamo visto, ricaviamo l'espressione del carico alare in funzione della densità, della velocità di volo al quadrato e di CDR, e di cui si vede che se vogliamo aumentare il carico alare, normalmente è di interesse questo, bisogna aumentare o la velocità di volo, oppure aumentare le caratteristiche di portanza della velatura. Dalla stessa espressione si può ricavare la velocità di volo. Vediamo che a parità di carico alare e di quota, essa è inversamente proporzionale alla radice quadrata del coefficiente di portanza. All'aumentare quindi del coefficiente di portanza, diminuisce, a parità di tutte le altre condizioni, la velocità di volo. Massimo valore del coefficiente di portanza, e possiamo inserire il coefficiente di portanza massimo, la velocità sarà quella minima, ma poiché in corrispondenza CL max abbiamo l'alfa massimo, abbiamo visto, questa sarà la minima velocità che può sostenere il velivolo in volo stazionario livellato, e prende il nome di velocità di stallo. Da quest'altra parte abbiamo l'espressione CDL, si può vedere che a parità di carica e di quota, il coefficiente di portanza è inversamente proporzionale alla velocità di volo. Questa slide mostra l'interesse, diciamo, ad aumentare il carico alare. Passiamo sempre in ordinate riportate il carico alare, in ascissa riportate gli anni, diciamo. Passiamo dal flyer con un carico alare di 70 newton per metro quadro agli attuali turbogetti con un valore medio intorno ai 4.500 newton per metro quadro, per arrivare per esempio all'F111 con 6.000 newton metro quadro, all'EORAZ sperimentale X15 non indicato qui con 12.000 newton per metro quadrato. Per quel che riguarda l'efficienza, abbiamo definito già l'efficienza, introducendo il valore possiamo ricavare l'assetto di efficienza massima che è dato, il CDL è questo, il CDD è questo. Vediamo in particolar modo che abbiamo l'efficienza massima. Vediamo in particolar modo appunto che l'efficienza massima aumenta all'aumentare dell'allungamento e aumenta al diminuire del coefficiente di resistenza parassita.
Passiamo ora ad esaminare l'influenza dell'efficienza sulle prestazioni e a titolo di esempio anche qui consideriamo il caso più semplice di volo livellato uniforme, questo è l'equilibrio alla traslazione verticale, qui abbiamo ora abbiamo l'equilibrio alla traslazione orizzontale dove qui ho messo la trazione necessaria diciamo, a vincere quella resistenza. Allora, la spinta specifica necessaria è per definizione il rapporto della spinta necessaria per unità di peso, quindi la spinta diviso il peso e viene fuori che essa è uguale al reciproco dell'efficienza. Prende il nome anche di resistenza specifica, è la formula che viene adottata, questa per i velivoli a jet. Che cosa si vede? Che in assenza di efficienza, che in assetto di efficienza massima si ha il minimo di spinta necessaria per unità di peso, ossia massima durata di volo oppure massima autonomia oraria. La velocità massima la possiamo ottenere dalla seconda formula, viene fuori questa, quando io al posto di T necessario ci metto la T disponibile. Come si vede che a parità di trazione, di spinta disponibile, diciamo, posso aumentare la velocità o aumentando la quota o diminuendo il coefficiente di resistenza del velivolo. Per i velivoli, per gli aeroplani ad elica conviene lavorare sulla potenza che si ottiene da questa espressione moltiplicando, abbiamo così la potenza specifica necessaria e P greco N diviso W è data da V infinito diviso E. Sostituendo V infinito l'espressione che abbiamo visto viene fuori questa da cui si vede che a parità di carico alare e a parità di quota, quindi mantenendo fisso questi due parametri, la potenza specifica necessaria è inversamente proporzionale a questo prodotto E per radice di CL, che prende il nome di indice di quota, perché da esso dipendono, come vedremo, le caratteristiche di salita e di quota del velivolo. Volendo ottenere, se qui mettiamo il valore massimo, quindi E per radice L massimo, abbiamo il minimo di potenza specifica necessaria. Questo si ha, come vedete, per un assetto diverso da quello dell'efficienza massima. In corrispondenza di questo assetto vedremo se ha la massima durata del volo. Questa slide riassume un po' alcuni assetti con le relative prestazioni. Qui ci sono gli assetti. Assetto A, in cui è massimo, diciamo, il rapporto E diviso radice quadrata di CL, l'assetto B, in cui è massima l'efficienza, e l'assetto C, in cui è massimo l'indice di quota. E qui ci sono, diciamo, tre situazioni, condizioni di volo, volo librato, volo pericolo ad elica e a jet. E allora, che cosa si nota da questa tabella, che per esempio per quel che riguarda il volo librato abbiamo che nell'assetto B, che è quello di efficienza massima, si ha la minima pendenza della rampa di discesa e nell'assetto C, in cui è massimo l'indice di quota, si ha la velocità minima di discesa del velivolo. Per quel che riguarda invece il volo propulso, considerando il velivolo a getto, abbiamo che nella configurazione B, in cui è massima l'efficienza, si ha l'autonomia chilometrica massima, in cui quello invece in cui è massimo l'indice di quota, si ha l'autonomia oraria, la durata massima del volo, la velocità discensionale minima, la velocità ascensionale massima e la quota di tangenza massima, che è la quota massima raggiungibile dal velivolo. Per quel che riguarda il velivolo a getto, abbiamo che l'assetto A, in cui è minimo E radice quadrata di CL, si ha l'autonomia massima, mentre nell'assetto B, in cui è massima l'efficienza, si ha la durata massima del volo, la rampa di salita massima e la quota massima di tangenza del velivolo. Allora, mi piace chiudere questa conversazione con due frasi di due celebri scienziati che ovviamente non hanno bisogno di presentazione, una considerazione poetica finale di carattere generale. Allora, Leonardo da Vinci piglierà il primo volo il grande uccello sopra del dosso del suo magno Cecera. E Albert Einstein, ogni cosa che puoi immaginare, la natura
l'ha già creata. In effetti, questa sequenza fotografica mostra chiaramente le capacità di adattamento della forma dell'ala degli uccelli ai diversi regimi di volo e può rappresentare la fonte di ispirazione naturale per la ricerca di soluzioni più efficienti, rappresentando l'ala dell'uccello una struttura adattiva continuamente ottimizzata in volo utilizzando sensori e adattatori. Però, come è noto, il sogno di una macchina volante si realizzò soltanto quando gli ingegneri abbandonarono l'idea di volare come gli uccelli. Grazie per l'attenzione.